cosa posso dire? Di essere contentissimo di riprendere in mano un progetto che ero sicuro che non avrebbe avuto fine. Adesso è venuto il momento che abbiamo ripreso in mano questa situazione e non posso che aspettare il momento di entrare in cantiere per vederlo realizzato. E tra l'altro questo progetto ho cercato di farlo nel rispetto della preesistenza e dell'identità di Pomezia. Tant'è vero che il concorso aveva un motto, e questo motto era un riflesso pacato di sobrietà, cioè nel senso che non pretendeva di essere uno di quei segni stravolgenti che poi creano dei cortocircuiti nel tessuto della città. Voleva essere un qualcosa che fosse in continuità con la tradizione e l'identità di Pomezia. E quindi che cosa mi rimane da dire? Quello, solo una cosa, che ci sia un futuro, che questo è soltanto un primo passo per arrivare poi alla conclusione di questo progetto, di cui ecco qua il plastico che fa vedere l'insieme di questa operazione. Comunque vi ringrazio di questa vostra attenzione e spero di vederci in un'occasione ancora più concreta. Allora, direi che questo è un evento importante. Un evento importante perché innanzitutto diciamo un'opera che era stata pensata, ragionata, progettata circa 20 anni fa ha ripreso il suo percorso. Diciamo progettista di quest'opera è Marco Petreschi, che al di là dell'oggetto che ha fatto è un bravissimo architetto, è uno degli architetti che ha insegnato alla facoltà di architettura, peraltro ha costruito diverse cose. E anche diverse cose anche di grande qualità, per cui questo credo che sia un valore aggiunto. Per arrivare al teatro, io credo che sia una di quelle opere che danno qualità a una città, e non a caso si chiama città di Pomezia, perché va a sorgere quel senso della civitas, ovvero sia di quei oggetti che vanno a riqualificare, a dare bellezza a una comunità. E io credo che il teatro rappresenti nelle sue accezioni e declinate anche dalla capacità di Marco Petreschi esattamente questo, e questo credo che sia uno degli elementi e delle cifre più importanti proprio di questo progetto, oltre al fatto che Pomezia non ha un teatro e quindi mi pare che questo diventa un elemento importante. Grazie.